Buongiorno a tutti, rivolgo un affettuoso saluto al dottor Aiello che oggi si trova qui in veste non solo di presidente del Circolo Culturale Lavorà, ma anche in veste di relatore del secondo incontro dal titolo di Perdona sequenze di cortometraggi. Nasce verso l'anno 2000 il Festival del Cortometraggio, strutturato e organizzato da questa associazione culturale, è sempre presieduta dal dottor Aiello. Ha avuto già arrivata alla nona edizione. Ogni appuntamento ha offerto momenti sicuramente significativi ed emozionanti, sia per la partecipazione di registi sia italiani che stranieri, anche giornalisti cinematografici, ma il festival negli anni ha avuto sempre una valenza maggiore grazie alla partecipazione di giovani talentuosi amanti del cortometraggio che hanno presentato dei lavori da cui sono emersi le loro capacità, notevoli capacità tecniche. Oggi il dottor Aiello vi farà vedere alcuni spezzoni di questi cortometraggi, sicuramente uno più significativo dell'altro. Vi chiedo di guardarlo con attenzione, di ascoltare ciò che è il commento del dottor Aiello e poi di interagire con il nostro gradito ospite con delle domande. Vi ringrazio, così cominciamo e vi dico che non avrà una durata abbastanza lunga e avete modo di rientrare in classe e continuare l'attività didattica. Grazie, cominciamo. Grazie a tutti per la presenza di oggi, questa lettura del mondo del cortometraggio. Esso nasce con il cinema, visto che gli esempi che si possono anche notare su internet, tutti i film, cosiddetti film, fine 1890, quindi fine 1800, dei fratelli Lumière duravano pochissimi minuti, raccontavano delle scene di vita, ad esempio l'uscita degli operai dalla fabbrica, il passaggio del treno, oppure anche dei video che raccontavano delle immagini di alcune città, non solo francesi, infatti i fratelli Lumière furono anche in Italia. Duravano poco quei film, per quale motivo? Perché i costi sicuramente erano molto elevati e la tecnologia era quella che era, quindi siamo quasi a un secolo e mezzo addietro. Quindi nasce come racconto cosa c'era in questi documenti visivi. Oltre a aspetti di vita quotidiana, avevano anche la trasposizione di favole, ad esempio pensiamo ad Alice nel mondo delle meraviglie, uno dei primi film del 1903, che poi vedremo anche in qualche sequenza, ma anche altri dati, ad esempio un documentario, uno spot pubblicitario, infatti vedremo oggi un esempio di un corto di animazione di produzione danese e qui la tecnica anche, dove c'è un po' di, diciamo, di confusione, nel senso buono della parola, tra il mondo reale e il mondo animato. Infatti la tecnica perfetta per quanto riguarda i mezzi di lavorazione è in un primo momento i personaggi possono sembrare umani ma sono solo frutto del computer, quindi la cosa molto importante. Quindi dicevo lo spot pubblicitario, quindi il trailer, i videoclip o anche i cinegiornali, ad esempio i cinegiornali di guerra durante i due conflitti mondiali, non c'era il cinema, ma non c'era la televisione naturalmente, e quindi ciò che accadeva sui campi di battaglia veniva trasmesso appunto in locali che non erano dei cinema, potevano essere anche per esempio un'aula di una scuola, una chiesa, insomma qualcosa di questo tipo. Quindi cosa vedremo oggi? Oggi vedremo naturalmente una notizia di cronaca, un videoclip che abbiamo organizzato come associazione, che prende spunto dalla notizia di cui tutti voi conoscete, cioè la tragedia che riguarda il nostro scalo aeroportuale di tipo Pinini. Poi
poi proseguiamo, ad esempio il CBR, ho reso conto fantastico di quello che avevo detto io, da un racconto letterario della poesia nasce ad esempio questo lavoro La bicicletta rossa, un racconto storico che viene elaborato come cartuna e parla della tragedia della prima guerra mondiale, e tra l'altro nei prossimi incontri avremo qui anche il professor Leoncini che ci parlerà appunto proprio della guerra. E poi ci sono altri due film, uno prende il nome Il Curriculum e l'altro è Innocente. Possono sembrare un po', diciamo, cruenti, oppure delle immagini possono sembrare, usando il termine osè, ma non è questo, è una, diciamo, una ironia da parte dei registi, e poi ve ne renderete conto nella scena finale. Si parla anche di un tema psicologico, thriller grottesco, come ad esempio Deception, oppure anche un horror, un corpo di circa un minuto. E questa, diciamo, è la sintesi appunto di Carbonaro, quindi io vi ringrazio e buona visione.
avete avuto modo di vedere 12 cortometraggi. Mi auguro che vi sia rimasto molto, non poco, perché ogni cortometraggio aveva una storia. È una storia molto toccante. Mi auguro che voi abbiate seguito con attenzione e che vi sia rimasto veramente qualcosa di importante interiormente. Io ringrazio il dottor Aiello perché veramente è stato un'oretta intensa. Cortometraggi significativi. Ora capisco il grande interesse che hanno questi giovani, perché sono tutti giovani che amano il cortometraggio e dedicano una parte della loro vita a questo, perché ci tengono molto. Quindi ognuno di noi, se ci tiene a qualcosa, lo deve fare bene. Questo è l'insegnamento per tutti voi. Io vi ringrazio e passo la parola adesso a abbiamo visto diverse storie, diverse fotografie in movimento, diversi periodi storici, a partire da quello del 1903, Alice nel mondo delle meraviglie, un sogno che poi si trasforma nella realtà, così come anche l'ultimo, un sogno dei ricordi e poi i drammi che quotidianamente la donna ci racconta, insomma, per spadataggini o per altri. Oppure il primo cortometraggio, in pratica la narrazione di un fatto di cronaca, appunto, che interessa il nostro territorio. Spero che, diciamo, la sintesi sia stata di vostro interesse e vi ringrazio ancora una volta per la disponibilità e la presenza. Grazie. Ci sono delle domande?